della Sir Perugia che ha battuto con qualche difficoltà ma con il perentorio risultato di 3-1 i calabresi della Tonno Callipo Vibo Valencia. Vediamo il servizio di Elena Ballaran. La Sir Perugia centra la 14ª vittoria consecutiva nella prima gara del 2017 al Pale Evangelisti, quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega. Una vittoria non facile contro una Tonno Callipo Vibo Valencia in forma che era reduce da due successi consecutivi. I ragazzi di coach Bernardi faticano a trovare il ritmo nel primo set. Condotto sempre avanti da almeno due punti, si fanno sorpassare dai calabresi che arrivano a portare il match ai vantaggi. Dopo 39 minuti di gioco il primo parziale si chiude 31-29. Errori di troppo per i bianconeri che cedono il secondo set a Vibo 22-25. Poi la ripresa, entra Podrashkanin e dopo un avvio equilibrato Perugia piazza il break con il muro di Buti e il contrattacco di Russell dalla seconda linea. Atanasievic spinge in avanti i suoi fino al 23-19. Muro a 3 invalicabile ed è set point Perugia 24-19. Il fallo di posizione di Vibo riporta avanti i bianconeri 25-19. Nell'ultimo set si rivede la sera delle ultime partite con una serie di muri vincenti e contrattacchi a segno. La Tonno Callipo allenta la presa e l'ultimo parziale si chiude con 10 punti di distacco per i padroni di casa, 25-15. Alla fine Perugia incassa 3 punti pieni, fondamentali in chiave classifica, consolidando il terzo posto e allungando di un punto Modena, che batte Latina solo al tie-break. Abbiamo commesso 12 errori nel primo set, 12 nel secondo, 9 nel terzo, cose che numeri che non sono abitudinari per noi, quindi è chiaro che se non sei altamente nel ritmo, perché io non parlo di concentrazione solo, ma nel ritmo, è chiaro che quello che cresce subito sono gli errori. E i primi due set, loro, il primo sono entrati nel primo set, il secondo l'hanno vinto perché noi abbiamo sbagliato troppo. Poi me l'aspettavo, perché la pausa per le squadre che stanno giocando molto bene, come stavamo facendo noi fino alla partita di Ravenna, non fa mai comodo. E un po' di riposo, poi si torna, si lavora un po' fisicamente e comunque si è perso un po' di quelle cose semplici che ci venivano fino a 29. Abbiamo perso un set, sembra che abbiamo perso una partita 3-0. C'è chi sta peggio, ecco, quindi noi abbiamo la 14ª di fila con 3 punti, va benissimo così e adesso ci concentriamo bene per la partita di mercoledì contro Piacenza. I ragazzi del presidente Sirci riprendono da oggi il ritmo serrato di una partita ogni 3 giorni. Mercoledì sera alle 20:30 sarà ancora il Pale Evangelisti ad ospitare il match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro Piacenza. E domenica ancora una sfida casalinga contro la seconda della classe, la Diatec Trentino. Fischio d'inizio alle 18. E ancora sulla Sir, perché questa sera alle 23:15 su questa emittente, su TEF Channel, andrà in onda la telecronaca della partita, appunto, Sir Perugia, Tonno Callipo, Vibo.